Ecco, adesso possiamo dare la parola al compagno Mazzariello della Segreteria Nazionale che presenterà la sua relazione. Vai. Sì, io ovviamente sono stato costretto a scrivere per evitare di andare a braccio, che significava allungare i tempi. Come avete capito, siamo assolutamente preoccupati di finire in tempo utile affinché la sala rimanga assolutamente piena per ascoltare fino alle conclusioni della nostra iniziativa. Allora, l'analisi realizzata e che è stata appena presentata offre uno spaccato molto dettagliato dell'incidenza sulle attività del Mezzogiorno dei settori sindacalmente rappresentati dalla FILCTEM. Lo chiarisco per gli ospiti, spiego che la FILCTEM è la federazione di categoria della CGIL che organizza i lavoratori dei settori chimico, tessile, dell'energia e di altri comparti, sia manifatturieri che dei servizi. Ovviamente l'elaborazione e la presentazione di uno studio per un sindacato non è mai una occasione neutra, magari utile solo ad aggiornare il dato statistico attorno a cui gira l'economia, la produzione, l'occupazione del territorio o del settore preso in esame. Quando in segreteria abbiamo immaginato questo convegno, lo abbiamo fatto pensando a quale contributo ne potesse scaturire a fronte di una corretta ed aggiornata analisi delle difficoltà e delle potenzialità dei territori del Mezzogiorno per meglio tarare la nostra iniziativa sindacale nel confronto con istituzioni ed imprese. Da qui l'idea di mettere insieme un momento di dibattito pubblico con gli ospiti che intanto ringraziamo per aver risposto positivamente al nostro invito e li ringraziamo soprattutto per il contributo alla discussione che vorranno portare. Questa relazione introduttiva ha lo scopo di offrire al confronto il punto di vista della FILCTEM nazionale sul tema del rilancio dello sviluppo del Mezzogiorno, tema su cui si sono scritti fiumi di parole, spesi un mare di risorse e su cui insigni economisti si sono esercitati nell'indicare soluzioni e ricette alla politica chiamata a governare nel corso degli anni i cambiamenti del Paese. Ciò nonostante, lo studio conferma con cifre e dati incontrovertibili quello che è sotto gli occhi di tutti, e cioè che gli sforzi e gli strumenti usati hanno esaurito la loro funzione senza risolvere il problema. L'Italia continua ad essere un paese che marcia a due velocità, anzi la distanza tra il nord industrializzato e il sud, pur tra frasi alterne, rimane enorme. Questa affermazione, anche se netta, ovviamente per noi non chiude la discussione, anzi, per quanto ci riguarda, lo spaccato offerto dallo studio sulle articolazioni, sulle diversità, sulle potenzialità che qui e lì pure sono cresciute e si sono espresse in tante zone del sud. Il sud non è tutto uguale. Sono motivo per leggere meglio, per approfondire e per tarare spunti utili a rilanciare un lavoro sindacale teso al confronto, allo stimolo, alla sollecitazione nel rapporto con imprese ed istituzioni per dare risposta alle esigenze di sviluppo e di lavoro. In continuità con quanto tradizionalmente fa il sindacato, fa il movimento sindacale, quindi niente di particolarmente originale, ma se oggi su questo tema chiamiamo al confronto istituzioni di importanti esperienze aziendali è perché riteniamo che sia necessario un rilancio dell'attenzione e di iniziative esattamente in questo momento cruciale per l'andamento complessiva dell'economia del Paese. Paese che non riesce ad uscire da una crisi prima e dalla stagnazione poi, che dura ormai da oltre 8 anni, anche perché le scelte di politica economica dei vari governi che si sono succeduti non solo non hanno risolto il divario tra nord e sud, ma hanno anche prodotto un pesante impoverimento della cosiddetta classe media ed acuito le già marcate differenze sociali. Scelte tutte di stampo economiciste che hanno mortificato gli investimenti produttivi e la conseguenza è stato l'impoverimento dell'ossatura manifatturiera del Paese, che in questi anni ha perso oltre un terzo della sua capacità produttiva, bruciando 1.600.000 posti di lavoro. Ed è proprio nella situazione data che noi vorremmo attingere al concetto non nuovo e da molti considerato visionario, con il quale si afferma che lo sviluppo del Sud è l'unica risorsa vera su cui puntare per rilanciare ruolo e funzione dell'insieme dell'Italia. Consideriamo insomma il riequilibrio economico ed occupazionale tra il nord ed il sud la via necessaria per traghettare l'intero paese fuori dalle secche in cui versa da troppi anni,
non fosse altro perché è nel Mezzogiorno che insistono i più ampi margini di crescita produttiva rispetto ad un Nord che viaggia ormai da molto tempo a ritmi pari a quelli dei paesi europei più industrializzati. Abbiamo per questo deciso di aprire un ragionamento con le istituzioni e con importanti imprese, alcune delle quali partecipano oggi alla nostra discussione, per una ripresa della progettualità e degli investimenti al Sud, provando a superare una vecchia concezione secondo cui la vocazione del Mezzogiorno può essere unicamente quella dello sfruttamento delle risorse ambientali a fini turistici. Certo non sfugge che il dato dell'aumento esponenziale di presenze turistiche sulle belle spiagge del Mezzogiorno, che con il suo patrimonio artistico e culturale si sta imponendo sempre più nel settore dell'industria del turismo, ma è innegabile che tale esplosione è anche effetto congiunturale della fuga dei turisti dai lidi dei paesi del Mediterraneo attraversati da guerre e terrorismo. E comunque l'industria del turismo da sola, a nostro giudizio, non è assolutamente sufficiente. Occorre avere un disegno unitario dello sviluppo del Sud, certo senza mortificare lo spontaneismo su cui si è innestato un processo di crescita assolutamente interessante in alcuni territori ed in alcuni settori in particolare, ma senza doversi affidare unicamente ad esso. Uno sviluppo sostenibile, di qualità, compatibile con le vocazioni del territorio, ma senza per questo sfuggire alla necessità di crescita produttiva ed occupazionale di cui c'è estremo bisogno. La CGIL martedì ha lanciato una importante iniziativa, un piano straordinario per l'occupazione giovanile e femminile, un serio approfondimento sulla condizione in particolare delle donne e dei giovani del Sud e sulla necessità di produrre nuova occupazione attraverso investimenti che generano lavoro e reddito, componenti essenziali per una possibile ripresa economica. Lo studio presentato dai nostri analisti qualche indicazione in tal senso la fornisce. Intanto la consistenza del Mezzogiorno dei nostri settori, su cui esercitiamo la nostra funzione di rappresentanza, ci dà la misura di quanto sia importante ed impegnativo il ruolo che potremmo svolgere. Circa 180.000 addetti, 26.000 imprese per un fatturato aggregato di circa 57 miliardi l'anno. Numeri di tutto rispetto, come si vede, il cui andamento positivo o negativo può quindi influenzare in maniera decisiva l'andamento dello sviluppo del Mezzogiorno. Nell'ordine la Campania, la Puglia, la Sicilia, l'Abruzzo e per fatturato la Sardegna, a seguire tutte le altre, sono le regioni in cui i nostri settori rappresentano parte consistente del rispettivo apparato produttivo. Parliamo di settori importanti sul piano nazionale, come il sistema moda che alimenta il Made in Italy, come la chimica di base e la farmaceutica, industria di eccellenza sul piano dei risultati economici ed industriali, ed ancora i settori come la produzione e la distribuzione di energia elettrica, di cui l'Enel è l'azienda più rappresentativa, l'industria estrattiva e di trasformazione, di cui l'Eni è certamente capofila. Sono questi i settori, assieme al manifatturiero più tradizionale, fatte di piccole realtà produttive, come le migliaia di aziende artigiane, ma anche di gruppi multinazionali della gomma e della plastica, del vetro, della ceramica, della pelletteria di grande qualità, destinata a fornire accessori per le grandi firme dell'alta moda, ed altri comparti minori che tutti insieme rappresentano però le potenzialità ed in alcuni casi le eccellenze da cui occorre a nostro giudizio ripartire. E non volendo tralasciare niente delle cose di cui ci occupiamo costantemente, occorre non dimenticare il ruolo ed il peso nel Mezzogiorno che hanno importanti aziende di servizio, in particolare del gas e dell'acqua, di cui l'acquedotto pugliese, una delle più grandi public utility del Sud, è un concreto esempio. L'insieme dei settori appena descritti rappresentano per consistenza e strategicità l'asset forse più importante per costruire un'idea di rilancio dello sviluppo del territorio del Mezzogiorno. Ed è di questo che vorremmo parlare, pur non tralasciando le criticità ataviche di cui soffre il Sud, criticità che l'analisi presentata non ha nascosto. Due in particolare sono quelle che storicamente hanno afflitto e continuano ad tuttora ad affliggere il Mezzogiorno: il permanere di un indice infrastrutturale ancora molto sfavorevole e l'altro è il permanere della diffusione della criminalità organizzata. Queste le due questioni principali che hanno storicamente afflitto il Sud, problemi che assieme al costante innalzamento della quota di persone e di famiglie che vivono sotto la soglia della povertà, all'abbandono scolastico, dalla conseguente scarsa scolarità, insieme al basso tasso di occupazione, soprattutto tra i giovani, oltre che alla piaga del lavoro nero, sono conseguenze e freno per un corretto sviluppo dei territori del Mezzogiorno.
siamo tutti più o meno consapevoli di questo, come siamo consapevoli che non esistono ricette facili ed immediate. C'è un lavoro di lunga lena da affrontare e noi vogliamo provare ad offrire qualche contributo di idee già a partire dalla discussione di oggi, da qui il titolo del convegno Cantiere Mezzogiorno. Non abbiamo opinioni preconcette o precostituite perché sappiamo che il confronto ed il contributo di idee si costruisce attraverso un libero confronto tra diverse opzioni, tant'è che abbiamo messo in piedi questa iniziativa per offrire diversi punti di vista. Oltre alle strutture sindacali della FILCTEM di tutti i territori e di tutte le regioni d'Italia, abbiamo invitato rappresentanti del governo nazionale e regionale, studiosi. Abbiamo fatto la scelta, per noi non usuale, di invitare direttamente alcune importanti esperienze aziendali, invece di ricorrere ad una più generale rappresentanza imprenditoriale. L'obiettivo reso evidente proprio dalla presenza di questa mattina è quello di provare a cogliere qualche risultato immediato, quantomeno in termini di impegno, a continuare ad arare il terreno su cui tracciamo un solco. Abbiamo infine fortemente voluto che a concludere la nostra iniziativa fosse la segretaria generale Susanna Camusso per consegnare al vertice della Confederazione il contributo della FILCTEM allo sviluppo di politiche territoriali più generali che la CGIL in tutte le sue articolazioni nazionali, regionali e territoriali è chiamata a realizzare. Ma veniamo al cuore di alcune possibili proposte di ordine generale, ovviamente si tratta di tracciarne dei capitoli. Sui 3-4 macro aggregati rappresentati dalla nostra categoria, alcuni esempi di buone pratiche e buone proposte da rafforzare. La prima di queste ovviamente è l'energia. Sul tema energia vorremmo non essere fraintesi, qualcuno ci ha accusato di essere il sindacato delle trivelle, ma insomma la FILCTEM è il sindacato dei lavoratori del settore della produzione di energia in tutte le sue varianti, tradizionale ed innovativo oltre che della relativa distribuzione. In quanto sindacato sentiamo quindi il dovere di tutelare e difendere le condizioni delle persone che rappresentiamo e le ragioni del loro lavoro, ma siamo altresì consapevoli dei cambiamenti necessari, soprattutto della necessità di affermare al più presto il passaggio alle fonti rinnovabili. Chiediamo semplicemente che ci sia altrettanta consapevolezza del fatto che la transizione debba essere affrontata con occhi attenti a non determinare scompensi nella continuità della produzione e che si tengano in debito conto i risvolti occupazionali di tali trasformazioni. Per gli elementi di conoscenza che abbiamo approfondito, la prima riflessione che è possibile sottoporre ai nostri interlocutori riguarda la principale missione produttiva assegnabile al Mezzogiorno, almeno in questo momento. Secondo noi il Sud svolge già oggi un ruolo sempre più evidente di hub energetico per l'intero Paese. Favorisce ciò, senza dubbio, la posizione geografica e quindi la facilità, almeno in linea teorica, di produrre energia da fonti rinnovabili o a basso impatto ambientale. L'ENI, l'ENEL, che sono qui rappresentate, sono importanti imprese che operano sui mercati internazionali, ma sono soprattutto grandi aziende italiane, già fortemente insediate nel Sud, che assieme ad altre imprese del settore energia hanno una diretta responsabilità sui risultati del sistema paese, oltre che per gli azionisti. Svolgono un ruolo efficace e positivo nel rilancio dello sviluppo del Mezzogiorno se orientano i loro investimenti nella direzione di grandi processi di riconversione dei loro asset già presenti nelle regioni del Sud o se decidono di scommettere sul Mezzogiorno come naturale sviluppo di una politica energetica rivolta a superare quanto più rapidamente possibile l'attuale dipendenza del Paese dalle fonti tradizionali. Già oggi lo sviluppo delle rinnovabili al Sud ha prodotto un ribaltamento delle condizioni storiche di un Mezzogiorno importatore di energia prodotta al Nord, e la Puglia è la regione che ha dato il contributo forse più grande in questo senso. Ed è per questo, ci sia consentito dire, che ci sembra francamente sbagliata la resistenza riscontrata sul cosiddetto TAP, una infrastruttura che aiuterebbe l'intero Paese a diversificare le fonti di approvvigionamento di gas naturale, assai necessario per coprire la transizione nella maniera meno impattante possibile. I nostri ricercatori hanno ragione a segnalare che occorrono investimenti mirati per far crescere quanto più rapidamente possibile un nuovo modello di distribuzione dell'energia, le cosiddette reti smart, reti interconnettive, che garantiscono la necessaria continuità di erogazione a basso costo dell'energia prodotta nei territori del Mezzogiorno. Proprio qui in Puglia, l'Enel, solo alcuni mesi fa, ha presentato un importante progetto di investimenti per circa 170 milioni di euro, finanziato al 50% dalla Comunità Economica Europea, sicuramente uno dei più grandi progetti da realizzare tra i Paesi dell'Unione Europea,
per la realizzazione di interventi tecnologicamente innovativi, per una gestione sicura ed affidabile delle reti elettriche, per la distribuzione di energia prodotta da fonti rinnovabili. Così gli impegni dell'ENI a realizzare gli investimenti promossi per i suoi promessi a noi, per i suoi impianti nei territori del Mezzogiorno, la interconnessione tra le raffinerie di Taranto e Milazzo, il petrolchimico di Brindisi, la destinazione dell'impianto di Gela alla bioraffinazione e così via dicendo, è un altro dei volani su cui innestare una ripresa degli investimenti al sud. Quindi non un hub di solo transito, ma un luogo in cui si concentrino gli investimenti di primarie aziende come Enel, Terna, Eni, Snam, per fare del sud il cuore energetico del paese e principale protagonista del rapido superamento, come dicevo, della fase di transizione tra vecchie e nuove fonti di produzione. Per quanto riguarda il manifatturiero, riteniamo utile un richiamo ad una prassi, ad una pratica che in un passato non lontano ha prodotto un forte protagonismo degli enti locali e delle forze sociali sui territori, la cosiddetta programmazione negoziata. La richiamo perché a valle del grande attivismo che venne governato attraverso la tanto vituperata politica della concertazione si ebbe uno scatto avanti sul terreno dello sviluppo in quella fase e delle attività del Mezzogiorno senza uguali. In quella fase per la prima volta il Sud è cresciuto percentualmente più del Nord, almeno in termini di sviluppo produttivo. Vennero messi in campo ed incentivati una serie di strumenti, appunto di programmazione negoziata, che come ci chiedeva l'Europa avevano come primo presupposto il pieno coinvolgimento delle forze economiche e sociali dei territori, le reti di imprese, distretti industriali, sistemi produttivi locali, le misure di sostegno all'innovazione di processo e di prodotto. Sono alcuni importanti strumenti capaci di sollecitare un protagonismo delle forze del territorio che oggi la politica sembra voler avocare invece unicamente a se stessa. Mi riferisco ai vari patti per lo sviluppo stipulati tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri e le diverse regioni del Mezzogiorno, una iniziativa calata dall'alto, con cui dopo una premessa fotocopia il Governo e le regioni e la regione coinvolta assumono il reciproco impegno a perseguire le priorità convenute. Siamo partiti da qui non per fare delle inutili polemiche, ma per dire che le due concezioni, le diverse modalità appena descritte sono assolutamente indicative di due concezioni, di due approcci diversi verso la soluzione di un problema importante come quello del rilancio dello sviluppo del Mezzogiorno. A nostro giudizio un forte protagonismo locale quindi è la premessa necessaria alla riuscita di qualsivoglia iniziativa a sostegno del sviluppo. Certo, poi servono interventi importanti per determinare condizioni di competitività del territorio, per renderlo attrattivo verso nuovi investimenti, e serve poi ritrovare uno spirito imprenditoriale capace di scommettere sul Mezzogiorno e sulle sue potenzialità. Serve l'esempio di alcune importanti aziende nazionali ed internazionali. La Novartis è una di queste che, proprio fidando sulle potenzialità di crescita, decide di allocare i propri investimenti produttivi nel settore farmaceutico in un'area industriale difficile come quella della provincia di Napoli. Occorre inoltre stimolare processi aggregativi di aziende di piccole dimensioni che insistono sugli stessi settori con l'obiettivo di rafforzare la propria posizione nelle dinamiche di confronto tra grandi marchi commerciali e laboratori di produzione. Pensiamo in particolare al settore tessile che in alcuni territori come nell'Eccese sembra stia avviando una nuova stagione di recupero di parte significativa della passata capacità produttiva. Poi c'è il tema di come affrontiamo alcuni processi di desertificazione delle attività produttive che in alcune regioni si presentano più pesanti che in altre. Pensiamo in particolare alla Sardegna dalle sue attività estrattive o alla Calabria con la crisi del porto di Gioia Tauro, l'unica infrastruttura che aveva dato speranza di rilancio ad una regione le cui attività produttive sono ormai ridotte al lumicino. Poi ci sono alcune vertenze di crisi occupazionale dei grandi gruppi, non ne citiamo nessuna per evitare di commettere antipatiche omissioni, vertenze da affrontare sapendo che il presupposto è quello di aiutare processi di riorganizzazione, ristrutturazione ed anche riconversione, ma di contrastare con decisione, e anche questo è il nostro compito, ogni tentativo di abbandonare territori già in forte difficoltà. Tale proposito va detto che abbiamo particolarmente apprezzato l'intesa tra CGL, CISL, UIL e Confindustria sulle corrette modalità di gestione delle crisi aziendali e la richiesta congiunta fatta al Governo per un allargamento degli strumenti di gestione, i cosiddetti ammortizzatori sociali. Ed a proposito del ruolo del Governo, troviamo condivisibile che si provi ad approgettare il futuro attraverso una programmazione
che va dal cosiddetto master plan per il mezzogiorno, elaborata a premessa dei patti sullo sviluppo, al lavoro edito dal Ministero dello Sviluppo Economico Industria 4.0. Ma ci permettiamo di dire che tante volte sono state elaborate e definite linee programmatiche di indirizzo, con progetti che poi sono stati lasciati sulla carta, soprattutto se a sostenere quelle linee e quelli progetti non vi è la convinta partecipazione dei soggetti direttamente interessati alla loro realizzazione, cioè il mondo del lavoro in tutte le sue componenti, gli imprenditori con le loro aziende, i lavoratori con la loro rappresentanza, i territori con le loro istituzioni, o sono chiamate ad essere protagonisti delle scelte, o esse sono destinate a durare unicamente il tempo del convegno che le lancia. Quindi, per rilanciare le attività, lo sviluppo industriale e quindi l'occupazione, insistiamo, occorre ripartire dal protagonismo di tali forze. Puntiamo sui giovani del Mezzogiorno e sulla loro fame di una istruzione prima e di un lavoro di qualità poi. Diamo loro gli strumenti cognitivi e conoscitivi necessari e convinciamolo così a scommettere su loro stessi e sulla loro utilità per la crescita dei territori dove sono radicati. I lavoratori, così come i giovani, quando ne hanno l'occasione sanno farsi impresa di se stessi. L'esperienza della neonata cooperativa Cesame di Catania è esattamente la realizzazione di uno spirito di intrapresa di lavoratori dipendenti che ad un certo punto decidono di diventare arbitri del loro stesso destino, e sulle ceneri di una fabbrica della ceramica ormai decotta rinascono decidendo di gestire in proprio l'impresa. L'esperienza imprenditoriale delle start-up sono cose importanti, quindi, ma non basta incentivare quelle per risolvere il problema occupazionale del meridione. Occorre sviluppare le reti infrastrutturali per rendere fruibili a tutte le imprese e le persone a costi competitivi, non solo delle reti ICT, ma anche quelle dell'acqua e del gas e quella elettrica, e le reti immateriali della istruzione e della formazione di qualità. Per discutere di industria 4.0 si può solo partire da queste priorità infrastrutturali, altrimenti si gira a vuoto, come si è fatto fino ad ora. In questa prospettiva, mi avvio a concludere, le cosiddette public utility che insistono nei territori, nei nostri settori, possono avere un ruolo importante, a condizione che esse riescano a superare la frammentazione suggerita da un campanilismo politico che produce solo perdite di inefficienza. Abbiamo voluto invitare a questa iniziativa l'Acquedotto Pugliese perché riteniamo che sia un esempio di come la realizzazione integrata di un servizio essenziale, la sua gestione con modalità industriali e la dimostrata capacità di superare i confini del campanile possono produrre risultati di tutto rilievo. Poi non lesiniamo critica alla gestione quando sono a nostro giudizio necessarie, come non sottovalutiamo che anche recentemente si è prodotto uno strappo nelle relazioni sindacali, criticità che proviamo a superare attraverso la pratica di una complessa contrattazione aziendale. Ciò non di meno, non abbiamo difficoltà a dire che mentre la QP si è strutturata come una grande azienda fondamentale per lo sviluppo del territorio, in altre parti del sud, viene in mente in particolare la Sicilia, ma non è solo, la frammentazione e gli interessi politici di piccolo cabotaggio hanno prodotto aziende per lo più municipalizzate, lontane mille miglia da un'idea di gestione industriale del ciclo delle acque. Per chiudere, va detto che i ragionamenti sviluppati in questa comunicazione non sono ovviamente esaustivi, l'ho detto in premessa, delle questioni che la FILCTEM ha da porre sul piano locale e nazionale, sul tema oggetto del convegno sviluppato, quindi lo sviluppo del Mezzogiorno. Ci aspettiamo che dal dibattito che seguirà vengano ulteriori spunti e riflessioni sia da alcuni dei nostri dirigenti delle regioni del sud che interverranno subito dopo questa mia comunicazione, sia dai nostri invitati che hanno avuto la cortesia di ascoltare le nostre prime proposte e che interloquiranno con il segretario generale Emilio Miceli nella seconda parte della discussione. Grazie.